Quando è stato presentato il Google Pixel, tutti hanno iniziato a lodare la fotocamera del dispositivo di Google. Fotocamera ottima sia per quanto riguarda proprio la qualità dell'hardware con la quale è composta, ma anche per quanto riguarda l'applicazione che viene utilizzata per gestire e scattare le fotografie. E l'applicazione di Google per le fotografie e integra una funzione che tutti hanno amato, cioè l'HDR Plus. È un passo in più in avanti rispetto alle normali tecnologie di HDR che utilizzano praticamente ormai tutti i dispositivi mobili, soprattutto i top di gamma, e fino a poco tempo fa era possibile utilizzarla solo ed esclusivamente sul dispositivo di Google. Ma gli sviluppatori hanno fatto una cosa fantastica, e quindi se avete un dispositivo animato da un processore Snapdragon dovete assolutamente provare questo APK, perché vi permetterà di utilizzare la fotocamera di Google su tutti i dispositivi ovviamente basati su questa architettura. In questo video vi farò vedere come installarla e come funziona. Io sono Dario Caliendo, benvenuti in un nuovo video di Tech Fanpage. Per utilizzare la nuova fotocamera di Google su tutti i dispositivi Snapdragon dovrete prima di tutto attivare le installazioni da sorgenti sconosciute. L'abbiamo fatto tante volte e lo troverete in un altro video tutorial se non sapete come farlo. Sarà poi necessario scaricare l'APK da Android Philost, il link lo troverete nella descrizione del video. È un APK che è stato modificato dagli sviluppatori della comunità XDA in modo tale da funzionare anche sugli altri dispositivi Android. Una volta installata l'applicazione al primo avvio dovrete concederle tutti i permessi necessari per funzionare, ma una volta fatto ciò vedrete che l'interfaccia grafica dell'applicazione è estremamente semplice. Nelle impostazioni sarà possibile modificare la risoluzione delle due fotocamere, sarà possibile attivare o meno la stabilizzazione dell'immagine e tanti altri piccoli fattori, ma il punto forte è nell'applicazione stessa. Prima di tutto sarà possibile effettuare fotografie con diverse modalità di scatto, sarà possibile anche realizzare foto sferiche utilizzando la voce Photosphere, e vedete in alto sulla destra sarà possibile attivare proprio l'HDR Plus. Il mio consiglio è quello di tenerlo in modalità automatica e una volta selezionata la modalità automatica o la modalità sempre attiva, scattando una foto e andandola a rivedere vedrete che all'inizio il sistema la dovrà elaborare proprio per migliorare la qualità dell'immagine, soprattutto contro luce, utilizzando questa nuova tecnologia. È chiaro che si tratta di un porting, quindi l'applicazione non è scattante e non è stabile come succede su Google Pixel, ma questi sono degli inconvenienti del mestiere che si hanno quando si effettuano queste operazioni. In ogni caso è possibile a questo punto, con un dispositivo animato dal processore Snapdragon, utilizzare anche l'HDR Plus della fotocamera di Google e anche fare le foto sferiche utilizzando proprio la voce Photosphere che troverete nel menu dell'applicazione. Io sono Dario Caliendo, l'appuntamento al prossimo video di Tech Fanpage.